Questo è martedì 1 ottobre. Eccolo questo qui. Le notizie del TGU, da poco meno di complessivi 30 anni di pena per i 22 imputati del processo crescente del complesso urbanistico a forma di mezzaluna progettato dall'architetto catalano Bofill, realizzato sul lungomare di Salerno a ridosso della spiaggia di Santa Teresa. E la richiesta formulata dai pubblici ministeri nel corso della requisitoria iniziata davanti ai giudici del tribunale, 29 anni e 5 mesi per l'esattezza, diversi capi di imputazione, falso ideologico, abuso d'ufficio e lottizzazione abusiva per il governatore Vincenzo De Luca, giudizio per reati commessi quando era sindaco di Salerno, l'imprenditore Eugenio Rainone, che ha realizzato l'opera, l'ex proprietario del Jolly Hotel Rocco Chechile, i sostituti procuratori di Salerno Alfano e Valenti hanno richiesto le pene più alte, 2 anni e 2 mesi per De Luca, 2 anni e 6 mesi per il costruttore e l'albergatore. Due maestri di 56 e 52 anni di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, incastrati dalle telecamere installate in classe e dalle intercettazioni ambientali, sono state sospese per un anno dalla GIP di Napoli Nord per maltrattamenti sui propri alunni. Le indagini sono iniziate il 26 aprile scorso dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Parete, in provincia di Caserta, dai genitori di un bimbo che frequentava una scuola paritaria di quel comune. Avevano notato un cambiamento di umore e di comportamento del figlio, a insospettire i genitori anche alcune pressioni che il piccolo aveva iniziato a utilizzare. Le indagini si sono concluse ieri e il provvedimento di sospensione è stato notificato dai carabinieri di Parete. La Guardia di Finanza di Caserta, nel corso di controlli effettuati presso il casello autostradale di Napoli Nord, ha fermato un autocarro procedendo ad una ispezione del carico dell'automezzo. Una volta scaricate e aperte le casse di legno, sono state rinvenute al loro interno circa 4.500 stecche di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di una tonnellata. L'operazione di conteggio del carico illecito ha permesso di appurare che il tabacco era destinato al mercato campano e privo del contrassegno di Stato. L'autista, una 46enne di nazionalità romena, è stato arrestato. Diceva di essere laureata a Roma e avere conseguito un master a Boston. A casa di due coniugi di Contursi, in provincia di Salerno, si era presentata in camice bianco promettendo miracoli. Farò camminare vostro figlio tetraplegico. Il finto medico, 44enne, aveva smentito addirittura la diagnosi dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Per realizzare il miracolo, ma è avvenuto, la signora in camice bianco aveva chiesto una parcella di 480 euro. I due coniugi hanno pagato e sperato, ma non avendo avuto risultati, hanno denunciato la donna. Al finto medico vengono ora contestati due reati: truffa aggravata, esercizio abusivo della professione medico-legale e di massoterapia. Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Grumonevano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico di 33enne napoletano, gravemente indiziato di atti persecutori ai danni della moglie. Le indagini erano partite con la denuncia della donna che a febbraio, per la prima volta e dopo aver abbandonato la casa coniugale per continui maltrattamenti subiti, aveva denunciato tutto ai carabinieri. È un incidente nelle operazioni di rifornimento del carburante a una nave all'interno del porto di Salerno, ha rischiato di determinare un grave danno ambientale. È accaduto ieri sera durante le operazioni di rifornimento a una nave della Grimaldi, per cause da accertare. Il tubo di gasolio si è rotto, sversandone diversi litri sulla chiglia. Con questo per il momento è tutto. Grazie e amici per l'appuntamento. Martedì 1 ottobre. È un incidente nelle operazioni di rifornimento del carburante a una nave all'interno del porto di Salerno, ha rischiato di determinare un grave danno ambientale. È accaduto ieri sera durante le operazioni di rifornimento a una nave della Grimaldi, per cause da accertare. Il tubo di gasolio si è rotto, sversandone diversi litri sulla chiglia. E con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo TG Ora. Adesso stacco.